Lucio, sono i disegni che precedono i tuoi lavori di scultura. Precedono un po', diciamo, il pensiero iniziale, che poi può essere una scultura, un quadro, una sorta di, diciamo, storyboard, no? Come un po' un poeta quando, diciamo, annota piccole frasi che poi possono diventare poesie, possono diventare altri pensieri. Questo è un po' il senso del disegno. Quindi tu nasci innanzitutto come disegnatore. Sì, quindi hai la base, il disegno sia la base solida. Io la chiamo la Bibbia dell'artista, no? È importante il disegno. Diciamo il punto iniziale, principale di un artista, che poi si trasforma in tante altre cose, però penso che sia il punto iniziale. Parliamo un attimino dei tuoi maestri, chi sono stati i tuoi punti di riferimento in accademia? Devo dire la verità, mi viene un po' da ridere perché io sono stato, diciamo, non ho avuto maestri in accademia. Per me l'accademia è stato un passaggio, un qualcosa da conoscere, una sorta di informazione, no? Nel crescere sia per quanto riguarda la conoscenza nell'arte che nel giusto per conoscere qualche tecnica. Però io di solito non ho mai avuto maestri, perché comunque tornavo a casa e sperimentavo io da solo con tecniche di pittura, disegni, grafica, tutto da solo. Però se dovessi dire, che ne so, rifarmi di nuovo la domanda, hai avuto qualche maestro? Un tuo punto di riferimento? No, punti di riferimento non ne ho avuto io. Forse i miei punti di riferimento sono stati i libri, i grandi maestri del passato. Uno che è al primo posto, lo dico sempre, Leonardo da Vinci. Poi altri pittori che ammiro tantissimo, Caravaggio, Velázquez. Lucio, adesso dovresti spiegarci un attimino la tecnica. La tecnica è un semplice gessetto che spesso io disegno su ritagli di giornali. Io uso apposta questi giornali perché ci sono diversi tipi di qualità di foglio. C'è il foglio che quando disegni il tratto diventa meno sfumato, tipo quando faccio, diciamo, questo gesto così, mentre ci sono altri tipi di foglio invece che mi lasciano una traccia diversa, come se fossero un po' più graffiati, e questa differenza mi piace perché crea una diversità di concetto proprio del disegno. E poi il giornale, perché ecco, c'è il senso della quotidianità, no? Che io comunque attraverso il gesto, attraverso il disegno rappresento la quotidianità, quello che succede, quello che, diciamo, succederà. Un po' l'artista, un po' si dice che sia un po' quello che anticipa un po' le cose che potrebbero succedere, però questa è la tecnica per quanto riguarda il disegno. E la tua produzione è anche di taglio sociale, perché sì, il quotidiano ti porta a essere anche vicino a delle problematiche che viviamo, sì, giorno per giorno. Le problematiche del mio lavoro sono legate particolare al discorso per quanto riguarda l'inquinamento. Ecco perché DDT Art. DDT Art sta ad indicare il senso, no, il mio nickname, no? Il veleno nell'arte, però veleno inteso come dramma di vita, l'inquinamento legato a... Quindi non solo l'inquinamento atmosferico, ma anche l'inquinamento morale. Morale, esatto. I rapporti interpersonali con le persone che ormai non ci sono più. Esatto, questo è il senso del mio gesto, ecco, sul foglio, sulla tela, o che può essere una scultura. Quindi Lucio, stavamo dicendo, dal disegno si passa... Dal progetto iniziale, ecco, poi realizzo, diciamo, le sculture.
che sono realizzate con materiali industriali, no? Materiali di scarto della nostra società. Quindi è una sorta di, per me sono una sorta di prototipi, di personaggi ritrovati in questa ipotetica esplosione nucleare. Una sorta di archeologia industriale. Questo è il senso dell'opera. I soggetti che sono rappresentati di solito sono sempre bambolotti che io modifico con materiale gomme, materiale come ho detto prima industriale, e poi uso colle, uso pitture speciali che dà quel senso di, diciamo, di distrutto, no? Colori particolari ma anche porosità, sì, le tue opere. Sì, è un colore, diciamo, è un materiale, un colore che deve dare proprio quel senso di trovato, di bruciato, di distrutto da questa ipotetica esplosione nucleare, che poi è il tema che corre di continuo nelle mie opere. Sia nel disegno, sia nella scultura e sia nell'opera. Quindi abbiamo piccole rappresentazioni di Ecce Homo. Sì, sì, sì. E personaggi possono essere diversi, come dal bambolotto o personaggi, diciamo, creati un po' che va un po' nel fantastico, no? Parleremo di post-industriale, in quanto dalla fine, ecco, riemergono queste figure emblematiche che Lucio mette in produzione e rende fruibile. Poi le teche come se fossero dei limbo contenitori. Perché? Le teche perché, diciamo, le teche forse è un elemento importante perché dà quel senso di ritrovo. Perché prima ho detto prima che è come se fossero dei prototipi, dei personaggi trovati in una ipotetica esplosione e poi, diciamo, trovati e rimessi in questa sorta di museo industriale, archeologico. Questo è il senso un po' della teca di vetro, il ritrovo di un qualcosa che è successo, una sorta di... È un ritorno quasi a una Pompei, no? Quando si sono ritrovati questi corpi inceneriti, quindi una sorta di link, di passaggio dei ricordi al contemporaneo, mentre io realizzo opere che fanno pensare a un domani. Questo è il senso. E siamo arrivati all'uomo, l'uomo del domani, del dopo post-industriale, così come lo vede e come ci rappresenta Lucio. Lucio, parliamo un attimo del progetto. Come nasce l'idea di questo assemblaggio? Come idea iniziale, sempre ci sono sempre idee iniziali per quanto riguarda il disegno e poi la realizzazione di questo personaggio che, come si nota, è un assemblaggio di materiale industriale che fa capire un po' il discorso che prima io accennavo dell'uomo di un futuro. Questo è il... Quindi questo nuovo uomo del futuro è bardato bene, è bardato a mo' di protezione. Una sorta di tuta, ecco. Per difendersi da questi eventuali agenti, diciamo, atmosferici, no? Legati al nucleare, dove vivrà in paesaggi deserti e il bambolotto, ecco, che rappresenta poi una sorta di ultima speranza di vita dell'umanità. Purtroppo può sembrare è catastrofica come idea, come pensiero, però quello che penso, quello
quello dico. Assolutamente, non crediamo che possa, insomma, sembrare qualcosa di catastrofico, anzi è da ammirare perché dà anche il senso della paternità, sì. Cioè che nonostante tutto, nonostante c'è sempre un minimo di una speranza di vita, di miglioramento, no? Qui invece penso che si capisce un cane, sempre diciamo coperto da questa sorta di tuta per una difesa al nucleare, e niente, li accompagna in questo lungo viaggio di un domani. Ci manca solamente il guinzaglio. Ma il guinzaglio penso che non ci vuole, perché tu sei uno spirito libero, no, e quindi non lo preferisci, fai due corpi ben distinti, sì. Fai l'uomo e l'animale. Anche perché io penso che proprio perché un cane, diciamo, una sorta di realtà è biomeccanica, quindi penso che un giorno non ci sarà neanche bisogno di un comando verbale, ma ci sarà una sorta di segnali, no? attraverso i nostri sensori, il nostro quindi pensiero. Si parlerà con l'animale anche attraverso un pensiero. Il nostro pensiero arriverà direttamente. Sarebbe anche bello vederlo un attimino in movimento. Hai pensato? Io credo, sì. Infatti ho realizzato pure una sorta di disegni storyboard per un eventuale cartone animato, o perfino, vabbè, forse direi troppo, per un film, che poi sarebbe una cosa troppo grande. Ho creato delle cose, ho realizzato delle idee per questo. Poi ci vorrebbe un mecenate, quello è difficile. Per far sì che le mie idee diventino realtà. Parlavamo prima del tuo amore per Leonardo da Vinci, e sì. Qui abbiamo un esempio lampante. Ecco. E, vabbè, questa è una delle mie opere preferite, La dama con l'ermellino, che è sempre presente in parecchi lavori miei. E, è un'opera che forse, a mio parire, per me è l'opera più bella, più interessante di Leonardo da Vinci. È una sorta di rivisitare, no? Un pensiero mio al contemporaneo. E anche qua, se tu noti, ci sono dei legami, anche se in maniera, diciamo, pittorica, grafica, comunque dei legami con la scultura, un volto, diciamo, bruciacchiato, dei simboli, delle scritte che ci rimandano al passato, brite, che ci rimandano un po' al passato, al periodo nazista, il codice a barre che un po' rappresentare la società odierna, l'omologazione dell'uomo. E la cosa che più, diciamo, metto in risalto è il significato di questo personaggio, Cecilia Gallerani, che rappresenta il passato, è una sorta di personaggio che lo ritroviamo al contemporaneo, come se io volessi dire: gli anni passano, però l'uomo è sempre in continuo conflitto con se stesso, una sorta di autodistruggersi, guerre, veleno, inquinamento, questo è il senso dell'opera. Un'altra rivisitazione della dama di Leonardo da Vinci. La dama con l'ermellino, e l'ho rappresentata col burka, un po' come disegna i baffi alla Gioconda. Io rivedo questa dama con l'ermellino al contemporaneo col burka.
Alle mie spalle abbiamo una delle opere più prestigiose di Lucio e ci rifacciamo credo da una quindicina d'anni fa. Quest'opera venne esposta a Benevento, alla Rocca dei Rettori. Lucio, adesso ci spiegherà meglio, nasce DDT Art proprio da questa ricerca che lui fece in quei tempi. Diciamo che gli insetti sono stati i miei primi quadri. Perché io in quel periodo là fui affascinato dall'entomologia, lo studio in particolare degli insetti, perché è dall'insetto che nasce la parola DDTA, perché l'insetto è uno dei animali che mi ha sempre affascinato per la sua estetica e per il suo simbolismo legato anche al, in particolare lo scarabeo legato al periodo egiziano, no? Questa sorta di legame dell'uomo con Dio. E questi sono stati i miei primi lavori. Ti ricordo anche Rocca dei Rettori quando esponesti quest'opera? Un ricordo bellissimo perché, vabbè, innanzitutto per la location, che era un luogo veramente bello, un luogo veramente eccezionale, per poi per gli artisti che c'erano, che devo dire che erano veramente, mi piacevano, come mi piaceva il loro lavoro, ciò che esprimevano, e poi per come è stata organizzata, veramente fu organizzata veramente bene, questo ricordo. Vorrei chiudere così, parliamo di insetti. Lucio, tu ami gli insetti, sono stata anche una fonte di una tua ricerca approfondita. Ma tu, in quanto... In particolare lo scarabeo. In particolare lo scarabeo, a maggior ragione, ma tu in quanto insetto pungi? Questa è una bella domanda. Sì, io pungo al momento giusto. Ma al momento giusto, basta. Ti viene di dire solo questo.